Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere sono in tenuta, in una mise molto elegante, perché oggi andremo a fare un video molto serio perché cosa andremo a fare? Sono andata a spulciare un po' all'interno del grande social TikTok e cosa ho trovato? Ho trovato tutti questi video di combinazioni di cibi strani e c'erano queste reaction di queste persone che dicevano che certe combinazioni erano buonissime, no? E allora ho detto perché non farlo anch'io, con la gentile partecipazione di Samu, mio fratello, che avete già visto, già conosciuto. E quindi che altro dire, partiamo con questo video. Ma prima di partire, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che si devono iscrivere tutti al canale, mettere like a tutti i video, soprattutto a questo. E niente, se vi va commentate, fatemi sapere cosa vi piace, cosa non vi piace, e insomma così. Non vedo l'ora di partire. Tu sei carico per partire? Carichissimo. Carichissimo per partire, che non ti si vede un pezzo di testa, vai un po' indietro. La lista. Io ho una bella lista con tutte le combinazioni di cibi un po' pazzi, la lista da segretaria, ovvero la mia mise di oggi. Partiamo con la prima cosa, una grande combinazione che appena l'ho visto ho detto vomito, però chi lo sa. E questa combinazione è una bella cipolla rossa con dan dan dan, rullo di tamburi, la Nutella. Ebbene sì. Ebbene sì, nel video più o meno era un pezzo così. Così vabbè. Ecco il tuo pezzo di cipollina, il grazie. Mio pezzo di cipollina. Più grande ovviamente. Che schifo. Preso un bel cucchiaino. Adesso andiamo a prendere. Non può essere buono. No, non può essere buono. Ma che ne sai? Ma con la Nutella alla fine o no? Dimmi che non è buona anche una merda, no? Non sono molto pronta. No. Appena mandi giù, senti. Raccontaci un po' l'esperienza. Sembra all'inizio sembra cipolla caramellata. Poi arriva il sapore della Nutella e alla fine non è spiacevole. No, allora io ho avuto tutt'altro viaggio spirituale. Io all'inizio buono perché sapeva di Nutella, sapeva di cioccolato, così. È vero. Appena mastichi dopo un po' ti arriva il sapore di cipollazza proprio. E adesso ho sapore di cipolla che rimarrà qua chissà per quanto. Per come ero partita pensando, io darei un 6. Un 6. Nonostante comunque il sapore di cipolla prorompente. No, davvero. Mi ha stupito. Ti ha stupito, bene. Molto. Prossima combinazione sarà banana. Ecco, questa baneno forse. Con senape. C'è da fare un disclaimer in tutto ciò. Che questa senape è la senape del Roadhouse, ovvero una senape molto buona. Fare pubblicità perché Roadhouse. Sì, io faccio pubblicità. Comunque questa è una senape molto buona perché appunto c'è anche il miele di mezzo, quindi secondo me questa cosa non potrà essere così malvagia. Mettiamo un po' di senape, così un rivolo. Cheers. Questa è terribile. Forse anche un po' la cipolla che avevo già in bocca. No, sa proprio di merda questo. Beh, non provatelo neanche a casa. No. Non so neanche descrivere l'esperienza, devo dire la verità. La senape proprio cambia gusto, diventa qualcosa. La banana è sempre banana. Sì, so di. Ma la senape proprio cambia gusto, diventa qualcosa di veramente terribile. Quindi bocciatissimo, zero. Anzi, no, uno zero. Dai. No, un 3 glielo diamo, zero. Uno. Si dà proprio alla. Siamo già in mezza testa fuori. Stai appoggiato alla senape. Il prossimo trick che faremo è le olive verdi e cioccolato fondente. Dubiti fortemente. Che possa essere buono. Chi lo sa? Che a me già in realtà le olive verdi non è che mi facciano proprio volare via. Sì. A meno che non siano proprio quelle pregiate, buone, no. Quelle succose. Tutto queste bello. Qua denocciolate mi piacciono poco. Quelle preziose. Quelle un po' preziose, sì. Hanno tutti i cibi però un sacco gourmet. Vero, un po' gourmet. Boh, se niente, non fa di niente. No,
dire, non è malissimo, per niente. Cioè, non lo mangerei ovviamente nella quotidianità. Però non è così. Però non è come quello di prima. Cattivo. Non è come quello alla sinape. Non mi sembra di niente. E secondo me è più buono anche della Nutella con la cipolla. A questo do un 7. Cioè, comunque ovviamente dove è sempre in un range di cibi abbastanza schifosi, quindi nel senso è tutto calibrato. 6,5. 6,5. Prossima combinazione, popcorn e il ketchup. E a questa combinazione dicevano che faceva schifo, quindi aspettiamoci. Però insomma il tipo sembrava bello preso bene dopo la... dopo la cipolla con la Nutella, quindi è tutto molto relativo. A me piace moltissimo. Ne mangerei un altro? No, quanto gli dai? Io 9. 9? 9, beh ovviamente sempre nel range dei cibi schifosi, cioè non è tipo 9 carbonare, 9... popcorn con ketchup. Quindi tu cos'è che gli hai dato? 5. Prossimo, così proprio cattiva, sarà la banana, sempre la nostra amata banana, con il formaggio. Questo è formaggio il Gouda super morbido, che è uno dei miei formaggi preferiti, tra l'altro. Guarda come pubblicizzo i prodotti. Pubblicizzo, pubblicizzo, poi un bel mattone di Gouda. Io devo dire, disclaimer, la tipa che faceva questo video usava tipo il formaggio cheddar grattugiato, però qua in Italia il formaggio cheddar grattugiato, infatti ho pensato al più simile. Ebbene, partiamo. Ha una consistenza orribile. Non mi piace. La banana, cioè, sta di banana, la banana e il formaggio sta di formaggio. Esatto, non è che ci sia questa combinazione pazzesca. Inutile, direi. Sì, esatto. Inutile. Niente di clamoroso. 4. Andiamo a fare un'altra combinazione. Questa secondo me è molto buona. Carota e senape. Alla fine non so perché l'abbiano messa giù come una combinazione pazza, perché alla fine è senape con una carota. Cioè, alla fine le verdure sono sempre molto molto combinabili con gli altri cibi. Esatto. Ma con le salse in generale. Trick. Cheers. Buono. È più buono che una carota da sola. Nuova combinazione. Ancora, cioè, posso mangiare le carote adesso. E gli do 10. 10. Perché ora posso mangiare le carote. Grazie alla salsa. E gli do 10. Vabbè, questo do 10, ma perché questo è buono davvero. Passiamo a un grand finale. Pomodori. E sempre il nostro amato cioccolato fondente. Pomodorino. Dai, pomodorini sono uno dei miei cibi preferiti, quindi mi deve piacere. Vai. Ma sai che? No. Ma sai che? Sa di pomodoro marcio. No. No, a me piaceva. Sarà che sono una grande amante dei pomodori, quindi insomma, come non, i pomodori sono buoni sempre come la Nutella. Io gli do 8 perché il pomodoro con la Nutella, con la cioccolata non è male, però non ha quel tipo, quel contrasto come l'oliva che era salata, no? Sì. Quindi l'oliva era, forse era più buona anche del pomodoro, però non mi dispiace, quindi 8. Io 3. Quindi cosa ci manca? Pane bruciato. Questo devi sapere che è una combinazione pazza che deriva da una lista di cravings, quindi tipo le voglie delle donne incinte. E c'è quindi questa donna incinta che ha voglia di pane bruciato con burro d'arachidi. Più che altro il pane bruciato io non so quanto faccia bene, cioè appunto, è cancerogeno, quindi non ne mangiamo molto. No, non ne mangiamo molto. E siamo pronti per l'assaggio. Amaro. No, devo il bere. Il burro d'arachidi quasi non si sente. Troppo, 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 sì. Amaro. Ma poi non va bene, cioè, fa male.
pensa magari sta donna incinta che si è mangiata 9 mesi del pane bruciato. Esatto, questo bambino è venuto fuori un po' strano. Un po' storpio. E vabbè, comunque a questo io gli do uno. Uno. Cioè, nel minimo. Perché bruciare il pane? Ma non è un alimento, cioè non puoi mangiare queste cose per nutrirti. Cosa siamo arrivati? Siamo arrivati a un'altra cosa. Questa è davvero pazza. Secondo me questa è terribile, forse è la più terribile. Delle buone fragole di stagione a febbraio. Proprio di stagione. Fragole di stagione con la ragazza utilizzava la salsa ranch. Qua in Italia la salsa ranch non penso che esista. Sì, esisterà, ma non so. Chissà dove. Quindi noi useremo la salsa yogurt. Se tu pensi, hai un po' abbondato. Se pensi che sia sorbetto. Io sento già puzza. Sembra, ma è la salsa yogurt, partiamo dal presupposto che non piace. Però sembra panna e fragola. Sì, esatto. No? Tu sei pronto? Io non sono molto pronta a questo. Sta salsa sa pure di cipolla. Sa di cipolla anche, vabbè, anche la salsa ranch secondo me sa un po' di cipolla. Beh. E 3, 2, 1, via! Pensavo peggio. Però è terribile. Non è buono. Cioè all'inizio, guarda che quando l'ho masticato io ho sentito un qualche un conato che stava per arrivare. No. Non così provate tanto. Provate la salsa ranch con le fragole. No. Veramente buono. A parte che ho ancora sapore di burro d'arachidi. Sì, della cipolla. Della cipolla. È tutto un grande mix oggi. Però no, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto perché senti proprio la salsa ranch e poi la fragola la senti dopo tipo 3 anni. No, non mi piace. No, io dopo sento 3 anni... subito la fragola. Io no. Boh, magari avevo una fragola piccola. Sì. Può darsi. Vabbè. Vediamo un 5, dai. 5. Sì. 4. Tu gli dai 4? Sì. E allora? Non è buona. Hai detto tu che era buona? No, non è buona. Però vabbè, abbiamo un metro di giudizio. Pensavo un peggio. Po' sfasato. Tirati indietro con quella testa mozzata. Siamo giunti agli ultimi 2 cibi pazzi. La mela con sale e pepe e la mela col formaggio. Da cosa vuoi partire? Dal peggio. Così mela, sale e pepe, quindi? Sì. Bene. La bella mela. Sale poivre. Partiamo dal sale o dal pepe? Io parto dal sale. Trac. Io parto dal pepe. Trac. Va bene, parti dal sale. Lo stesso. Pepe, poco perché non mi piace molto. E siamo pronti? Vai. E 5, 6, 6 e oh, e... Allora, il pepe ci sta malissimo. Cioè non c'entra niente il pepe. No, io non l'ho sentito. Io l'ho sentito un po' il piccante del pepe, ma... No, io non ho il piccante, ho proprio sentito il sapore di pepe. Il sale secondo me ci sta, sì, perché nelle cose dolci dà quel quid in più che fa risaltare il sapore, di solito. Quindi sì, secondo me il sale ci sta. Se ci togliessimo il pepe darei un 10. 10? Sì, se ci togliessimo il pepe darei un 10. Vale, oggi votiamo alto. Sì. Ebbene sì, oggi sono generosa. Con il pepe, 6. Toglie 4 voti. Sì, il pepe rovina tutto. No, io gli do un 5. Bene, allora passiamo all'ultimo, che secondo me sarà molto buono, perché comunque mela con il nostro amato formaggino. E perché dico che secondo me è buono con il formaggio la mela? Perché comunque il formaggio di solito si mangia anche tipo con la marmellata. Con la marmellata, no? Con le confetture. Beh. Quindi secondo me ci sta. Via. Mi è arrivato dopo il sapore del formaggio. Però buonissimo. Sì, non è male. Le mangerei ancora? 10. No, io gli do 6, è sufficiente. Come? 6. Sì, non più di 6. Non più di 6. Va bene. Questi erano, ragazzi, i nostri cibi pazzi che abbiamo provato. Come hai vissuto l'esperienza? Alla fine pensavo molto peggio. Anch'io pensavo, prima di iniziare il video ero convinta che andasse molto peggio. Sì, esatto, anch'io. Che facesse tutto schifo. Invece no. Ho scoperto alcune cose che... Hai scoperto come mangerai prossimamente le carote. Quindi dai, è stato anche un video così, un'epifania di video. Esatto. Sono molto contenta.
alla fine è stato divertente, quindi siamo arrivati alla fine anche di questo video, purtroppo. Se vi va, scrivetemi dove volete degli altri cibi, combinazione nel caso da provare, che noi saremo pronti a provarli assolutamente. Che altro dire? Vi ho già detto di iscrivervi al canale, vi ho già detto di mettere like, vi ho già detto di commentare e non vi devo dire più niente. Quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Un bacione e ciao!